Noi lo diciamo spesso, la nostra penisola è come un forziere che custodisce al suo interno dei tesori inestimabili creati dal genio di tanti artisti nel corso delle epoche. Però c'è un artista al quale non si fa mai riferimento quando si parla di capolavori, di tesori del nostro patrimonio, ed è la natura. Il nostro paese infatti ha delle aree verdi strepitose. Noi in questo momento ci troviamo in Abruzzo, che è stato definito anche il cuore verde d'Europa, e questo perché ha tre grandi parchi nazionali e molte aree protette. E noi ora ci troviamo proprio in uno di questi parchi nazionali, il Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga. E proprio questi luoghi vi possono regalare delle atmosfere e dei sogni come quello che vedete attorno a me. Noi siamo a 1460 metri di quota. Praticamente qui ci sono le nuvole a volte e avete questa incredibile sensazione di stare fermi nel tempo, una specie di nebbia del tempo. In questo silenzio siete voi, l'ambiente e soprattutto la storia. E proprio lì, nelle nebbie, un po' come un antico veliero, emerge il castello di Rocca Calascio. Una struttura che certamente è familiare per alcuni di voi, perché qui sono stati girati anche dei film famosi come Lady Oak e Il nome della rosa. Delle scene sono state ambientate proprio qui. E quello che colpisce di più è che questo castello sembra emergere in un altro luogo del pianeta, non sembra neanche di stare in Italia, eppure stiamo nel cuore dell'Abruzzo. Come mai è stato realizzato questo castello? Beh, qui non ci sono state delle battaglie e questo rende ancora più enigmatico questo castello, la sua presenza qui, che si erge come una sentinella. In effetti era a guardia di qualcosa che era ancora più prezioso dell'oro. La lana, l'unica fibra capace di tenere caldo in passato. E proprio qui, in queste zone dell'Abruzzo, venivano allevati centinaia di migliaia di capi ovini, cioè di pecore, d'estate. E con l'autunno, grazie alla transumanza, migravano verso sud, verso dei pascoli con il clima più mite, in Puglia. E quindi, proprio grazie a questo ambiente, è stato possibile allevare nel tempo milioni di pecore, produrre tantissima lana. E questa sentinella, questo gigante del passato, ancora oggi sembra raccontarvi questa storia. Siete solo voi e lui. Settembre, andiamo. È tempo di migrare. Ora in terra d'Abruzzi, i miei pastori lasciano gli stazzi e vanno verso il mare. Scendono all'Adriatico selvaggio, che verde è come i pascoli dei monti. Questo ponte che vedete è stato realizzato durante i restauri per il castello. Ma in passato c'era quasi certamente un ponte levatoio che permetteva di superare il fossato e di entrare qui nel castello. La parte centrale è questa torre che vedete. Questa era una torre molto antica, probabilmente già esisteva al tempo dei Romani. E sono stati poi i Normanni a ricostruirla, a farne questo monumento. Già, i Normanni, perché vedete, questo luogo faceva parte dei territori del Regno di Sicilia ed è rimasto legato al sud fino all'Unità d'Italia. È probabile che esistesse una rete di torri, un po' di questo tipo, di segnalazione. Coprivano il territorio e comunicavano una con l'altra con dei segnali luminosi, dei fuochi accesi, magari del fumo, eccetera. Ed è stato solo nel 400, cioè diciamo poco prima della scoperta dell'America,
che tutto è stato poi ingrandito, sono state messe 4 torri cilindriche e poi questi passaggi con queste mura merlate. Chi è che viveva qui? Beh, non c'era un castellano, in realtà esisteva una piccola guarnigione e curiosamente questo castello non era un castello concepito per proteggere le persone dei borghi attorno in caso d'attacco. Era piccolo, serviva per controllare tutto il territorio. Era come un punto di forza per tutte le greggi e quella fonte di guadagno per secoli che è stata appunto la transumanza. Nei secoli successivi il castello e il borgo sono stati pesantemente danneggiati dai terremoti che ciclicamente hanno colpito questa regione. Con la fine della transumanza e la successiva emigrazione, gli abitanti di questi luoghi hanno abbandonato definitivamente le loro case per non farvi più ritorno. Io sono nato ad Avezzano, in provincia dell'Aquila, nella parte d'Abruzzo che si chiama Marsica, una terra bellissima, in una specie di altipiano più o meno a 700 metri di livello sul livello del mare, e in una città, la mia, completamente circondata da montagne. È la parte dell'Abruzzo del Parco Nazionale, quindi forse quella che storicamente è stata più attrattiva sotto molti aspetti, o fra le più attrattive della regione. Una regione che in sé, siccome ha nei propri crismi più forti, la discrezione, l'etica del lavoro e una certa silenziosità, forse ha mancato di glamour spesso nella nostra storia. Però ecco, quella parte di Abruzzo, che è quella da cui provengo io, non è certo l'unica bella, è una regione veramente piena di sorprese. Se uno le vuole cogliere un po' tutte quante dall'alto, basta che faccia l'esperienza che ho fatto io a 16 anni. Salire sul Gran Sasso della Direttissima e trovarsi in cima in una giornata completamente tersa, perché da lassù si vede tutto e si capisce anche in che posto si è piovuti, si capisce anche meglio il carattere della gente. Sì, il contatto con la pietra lo fa capire distintamente. Una delle meraviglie indiscusse di questa grande regione è il massiccio del Gran Sasso d'Italia, che comprende la vetta più alta di tutti gli Appennini continentali. Il massiccio del Gran Sasso è un luogo davvero incredibile, capace di creare degli ambienti molto diversi tra loro e a volte impressionanti, un po' come può fare un artista su una tela dipingendo. Guardate, noi ora ci troviamo in un luogo che è stato definito anche il piccolo Tibet. In effetti, con queste nuvole basse, questo clima invernale, vi dà la sensazione di stare altrove, in qualche altro luogo del pianeta, l'Alaska, per esempio. Ebbene, in realtà questo è un luogo famosissimo. È Campo Imperatore. Campo Imperatore è l'altopiano più esteso di tutto l'Appennino. Pensate, si estende per 20 chilometri a sud-est del Gran Sasso. E per secoli questo luogo è stato il pascolo estivo per generazioni di allevatori che portavano qui le loro greggi. Oltre l'immenso spazio pianeggiante troneggia il Corno Grande, alto 2912 metri, mentre il Corno Piccolo è un po' più basso, ma di poco, 2655 metri. Nelle giornate di cielo terso, pensate, queste vette si vedono persino dalle coste della Dalmazia, cioè a centinaia di chilometri di distanza. Su questi giganti di calcare è disteso un tetto di ghiaccio. Infatti, in una conca circondata dalle vette, c'è quello che fino a qualche anno fa era considerato uno dei ghiacciai più meridionali d'Europa, il Calderone. Oggi, a causa dell'aumento della temperatura, le dimensioni si sono molto ridotte e ufficialmente non è più classificato come ghiacciaio, anche se la questione è ancora oggetto di dibattito tra gli esperti di montagna.
Quanto è antico il Gran Sasso? Chiaramente le sue origini affondano nella preistoria. Diciamo che ha cominciato ad essere visibile con l'emersione degli Appennini all'incirca 6 milioni d'anni fa, dei mari preistorici. Era un'epoca molto diversa da quella attuale, ma la composizione delle rocce in realtà è ancora più antica, risale a un'epoca in cui c'erano i primissimi dinosauri. Stiamo parlando di 220 milioni di anni fa, quando sulla Terra c'era un solo supercontinente. Qui non c'erano montagne e neve, c'era un mare caldo, pensate, un po' come quello delle Bahamas. E sul fondo marino si sono accumulati per millenni e millenni i sedimenti della barriera corallina, che progressivamente hanno formato una roccia compatta, la Dolomia. Sul Gran Sasso, la Dolomia è ben visibile sulla parete sud-est del Corno Grande, ma ci sono anche rocce di diversa composizione, soprattutto calcarea. Ma all'interno di queste rocce, di queste montagne, batte un cuore tecnologico, il cuore della ricerca. In effetti, sotto il Gran Sasso, a 1400 metri di profondità, come si sa, ci sono i famosi Laboratori Nazionali del Gran Sasso, un'eccellenza italiana nel campo della fisica, della ricerca delle astroparticelle. In pratica si studiano quelle particelle che vengono dallo spazio, dal cosmo. Diciamo, grazie a questo schermo di rocce è possibile studiarle senza le interferenze che avremo stando in superficie. Le montagne sono le grandi cattedrali della Terra, con i loro portali di roccia, i mosaici di nubi, i cori dei torrenti, gli altari di neve, le volte di porpora scintillanti di stelle. I romani lo chiamavano Monte Ombelico perché si trovava proprio al centro della penisola. Nel Medioevo invece aveva cambiato nome, tutti lo conoscevano come Monte Corno, ed è solo nel 600 che venne chiamato Gran Sasso. Ma chi è che lo ha scalato per primo? Noi non lo sappiamo esattamente, però conosciamo il resoconto della prima scalata, per così dire, cioè riusciamo a documentare effettivamente una scalata nel 1573. E a realizzare questa impresa è stato un ingegnere militare bolognese. Si chiamava Francesco De Marchi e decise di partire per questa avventura che aveva 69 anni. Lo fece, diciamo, facendosi aiutare da dei cacciatori di camosci che sicuramente conoscevano i sentieri per arrivare in cima. E bisogna dire che arrivò in cima e riuscì a vedere uno spettacolo che praticamente nessuno conosceva a quell'epoca. E le sue parole si trovano nel suo diario, un diario, pensate, che è stato riscoperto molto tempo dopo, 3 secoli e mezzo dopo questa sua impresa, proprio all'Aquila. E le sue parole sono cariche di emozione. Quando io fui sopra la sommità, mirando all'intorno, pareva che io fossi in aria, perché tutti gli altissimi monti che gli sono appresso erano molto più bassi di questo. Sendo alla cima, si vede il mare Adriatico, il Ionico e il Tirreno. E se non vi fossero tanti monti tramezzo, si vedrebbe ancora il Mar Ligustico. Pigliai un corno e cominciai a sonare, dove si vedde uscire fuori dalle vene di questo monte assai uccelli, cioè aquile, falconi, sparvieri, gavinelli e corvi. Queste sono le parole di un uomo del Rinascimento, che però, badate bene, aveva scalato la vetta più alta di tutto l'Appennino ben 2 secoli prima della nascita dell'alpinismo con la conquista del Monte Bianco. E questo spirito d'avventura, è ancora molto presente, diciamo,
nella passione di chi ama la montagna, cioè affrontare un limite che sembra invalicabile per poter ammirare delle meraviglie, conoscerle e anche imparare a proteggerle. Alle pendici del Gran Sasso c'è una meraviglia che merita un posto speciale nel cuore di tutti noi. L'Aquila, la splendida città d'arte racchiusa tra i monti che è stata profondamente ferita dal terremoto del 2009 e oggi è protagonista di una difficile ripresa. Il sisma, che è costato la vita a 309 persone, ha colpito tanti dei suoi edifici storici e il suo tessuto urbano è stato profondamente alterato da anni di chiusura del centro. Oggi il simbolo della rinascita di questa città è la Basilica di Santa Maria di Colle Maggio, con la sua famosa facciata bianca e rosa che un attento restauro ha restituito alla città. Chi è nato ad Avezzano come me ha un rapporto con il terremoto decisamente forte. Avezzano nel 1915 è stata completamente rasa al suolo da un terremoto devastante. Ricostruita da capo è l'unica delle grandi città abruzzesi che non ha un centro storico antico, infatti. Quindi noi viviamo il terremoto in una maniera molto forte. E quando c'è stato il sisma dell'Aquila nel 2009, noi avezzanesi abbiamo vissuto questa esperienza da cugini così vicini, diciamo, in maniera deflagrante, davvero. È un grande trauma della nostra regione, ma è un trauma rispetto al quale gli abruzzesi hanno dimostrato, tra mille, diciamo, problemi vari che pure ci sono in ogni ricostruzione, il proprio carattere. Un carattere, ripeto, forte, silenzioso, teso a concentrarsi su cosa c'è da fare per ricostruire. E io ho avuto occasione, attraverso il documentario L'Aquila 332, di seguire a che punto si sia oggi con la ricostruzione dell'Aquila. L'Aquila che per me è una capitale del cuore, poi, perché da ex rugbista non può che essere così. E in questi 10 anni sono stato spesso in città, ma mai come quest'anno, tornandoci per il documentario, ho potuto verificare quanto si sia fatto e quanto si stia facendo. L'emblema di questo passaggio attuale di ricostruzione è Colle Maggio. La chiesa, il parco sono stati restituiti allo splendore di prima del sisma. E la cosa che a me scalda moltissimo il cuore è vedere che oggi, come prima del terremoto, quello è un punto di riferimento per i giovani, i meno giovani, le famiglie, i bambini della città che vanno lì a giocare, a prendere il sole, a passare il proprio tempo. E questo restituisce l'immagine di una città che non è stata ferma in questi 10 anni, ripeto, pure attraversando molti problemi legati alla ricostruzione. E i movimenti tesi a ridare all'Aquila la sua importanza e il suo valore oggi cominciano a vedersi. Fate un giro lì a Colle Maggio e ne avrete la prova. La Basilica di Colle Maggio è anche un simbolo importantissimo della storia abruzzese. In effetti è proprio qui che nel 1294 un umilissimo monaco benedettino è stato incoronato papa e ha preso il nome di Celestino V. Fino ad allora era vissuto in preghiera tra le montagne che oggi formano il Parco Nazionale della Maiella. Viveva in grotte naturali che nei secoli hanno offerto, tra l'altro, riparo a tanti eremiti. Appresa la notizia della sua elezione, l'umile monaco è partito per l'Aquila, pensate, sul dorso di un asino, proprio per essere incoronato papa. E le sue parole sono state immaginate dal grande scrittore abruzzese Ignazio Silone. La mia cavalcatura preferita, quando la distanza non mi consente di andare a piedi, è l'asino. Ben inteso. Nutro per il cavallo il massimo rispetto, ma ho le mie ragioni di anteporgli l'asino. Badate, non voglio stabilire una regola, né dare lezioni ad altri. Ma per quanto mi riguarda, sento che se cominciassi a prediligere il cavallo all'asino, le belle vesti di seta, al panno ruvido,
la tavola riccamente imbandita, all'umile desco senza tovaglia. Finirei per pensare e sentire come quelli che vanno a cavallo, vivono nei salotti e banchettano. Ora, per mio conto, non penso che un'autorità religiosa abbia assolutamente bisogno di lusso per ispirare rispetto. Comunque, anche nella mia nuova condizione, io non intendo separarmi dal modo di vivere della povera gente a cui appartengo. Nelle valli e sulle cime dell'Abruzzo siete accolti, abbracciati, circondati da una natura molto forte e possente, un po' come i suoi abitanti. È una natura difficile da domare, ma questo non ha impedito alla storia e alla civiltà di lasciare delle tracce, alcune davvero meravigliose, come quella sulla quale ci troviamo noi ora. Questo è l'anfiteatro romano di Alba Fucens. Era una città che era sorta sul limitare del bacino del Fucino, e noi siamo sorpresi dalla forma armonica di questo anfiteatro ellittico, che però si sposa perfettamente con la scenografia attorno a noi, fatta di montagne bellissime come il massiccio del Velino con le sue due vette gemelle. Ora, ogni città dell'impero romano voleva avere il suo anfiteatro. Alcuni sono davvero impressionanti. Questo in particolare non è immenso. Considerate che il Colosseo poteva contenere 50-70.000 persone, questo qualche migliaio. Però guardate l'arena, proprio qui dove si affrontavano gladiatori, dove venivano le esecuzioni, dove c'erano le cacce. Ebbene, l'arena copre una superficie che è circa la metà di quella del Colosseo. Ma è solo entrando al centro dell'arena che si riesce ad apprezzare la sua perfezione. È una meraviglia, la vostra voce riecheggia e vi ritorna indietro, quasi a sottolineare questa forma perfetta. Quindi non è solo una meraviglia di Alba Fucens, ma anche dell'Abruzzo in generale, del nostro paese. E bisogna dire che anche la storia di questo monumento è abbastanza impressionante. A volere la costruzione di questo anfiteatro, lo vedete scavato nella collina, è stato un abitante di Alba Fucens, molto famoso, si chiamava Macrone. Ed aveva fatto una grande carriera sotto Tiberio, ma poi sotto l'imperatore successivo, Caligola, ebbe dei grossi problemi e Caligola gli ordinò di suicidarsi. E lui lo fece, ma lasciò in testamento i soldi per poter realizzare questo anfiteatro per la sua città, la sua comunità. E in effetti si riesce ancora a leggere tutto questo, si legge il suo nome: Quinto Nevio Cordo Sutorio Macrone, figlio di Quinto, della tribù Fabia, prefetto dei vigili, prefetto al pretorio sotto Tiberio Cesare Augusto, lasciò in testamento. È incredibile, la sua idea è ancora qui oggi, è una meraviglia. Oggi si tengono qui anche dei festival culturali di una grossa importanza. E tutto questo che cosa ci dice? È una sorta di collegamento tra epoche lontane, tra culture lontane, ma che fanno parte dello stesso coro. E forse è proprio questo il messaggio che ci arriva da una meraviglia come questa: il collegamento tra menti diverse, civiltà diverse e culture diverse, ma la nostra cultura, in fondo, è costituita da una coralità di voci, voci che vengono dal passato. Oltre le colline che delimitano Alba Fucens,
si estende una regione di grande importanza storica, la Marsica, con al centro la piana del Fucino, nata dal prosciugamento di un grande lago che per estensione era il terzo dell'Italia antica. La gigantesca opera idraulica, ideata da Giulio Cesare e realizzata dall'imperatore Claudio, è stata una delle grandi scommesse dell'antichità, anche se dopo l'impero l'acqua è tornata al suo posto, affliggendo queste terre con periodiche inondazioni. Solo nella seconda metà dell'Ottocento, un nuovo progetto di prosciugamento, finanziato dal banchiere Alessandro Torlonia, ha dato all'Abruzzo oltre 16.000 ettari di terra coltivabile, divenuta poi, in tempi più recenti, anche un importante polo per le telecomunicazioni satellitari. Alba Fucens è stata una città piccola ma strategica per Roma. Eppure, pensate, è ritornata alla luce solo una settantina di anni fa con i primi scavi archeologici. Ed è riemersa tutta la sua storia, una storia che ci riporta indietro in un tempo in cui Roma non era quella potenza che dominava il mondo antico, ma stava cominciando ad esserlo. Allora, immaginate, ritornate al 303 avanti Cristo. Roma è ancora una repubblica e sta malapena cominciando a dominare una parte del centro Italia, tutto sommato. E qui, su questa via, la via che vedete che è riemersa, è stato ritrovato un cippo con delle iscrizioni, addirittura due gladiatori in lotta e una cifra. 68 miglia, all'incirca 100 chilometri. Questa era la distanza che separava questo insediamento da Roma. Ora oggi 100 chilometri sono davvero poca cosa e soprattutto sono poca cosa se pensate a Roma quando aveva creato il suo impero che andava dalla Scozia all'Iraq. Ma come ho detto, quello era l'inizio di questo dominio che cominciava a prendere il suo posto nella storia. Qui una volta c'erano gli Equi, era una popolazione italica, e i Romani cominciarono la loro espansione arrivando qui e decidendo di stabilire un avamposto, una sorta di città roccaforte, se volete. Mandarono 6.000 coloni che costruirono delle mura tutt'attorno, sfruttando tre colline. Davanti avevano il lago del Fucino e alle mie spalle c'erano le montagne. Nasceva così Alba Fucens e cominciò ad avere delle strutture classiche, un foro, una basilica per amministrare la giustizia e poi anche un teatro, un mercato, delle terme e anche un santuario dedicato ad Ercole. Ecco, così cominciava la storia incredibile di questa piccola ma strategica città e diventò davvero l'insediamento più importante di Roma in questa parte dell'Abruzzo che stava cadendo appunto nell'orbita di quella che poi è nota come la città eterna. Quando entrate dentro questa chiesa, la chiesa di San Pietro in Alba, siete accolti da una struttura leggera, molto raffinata, con questo colore chiaro, quasi puro. Ma questo luogo vi consente di fare davvero un viaggio nel tempo. Perché vedete, questo anticamente era un tempio dedicato a Apollo. Terzo secolo avanti Cristo. Nelle pareti si vedono ancora le colonne esterne, ma si vede anche qualcos'altro, che è questo muro. Questa era la cella, la parte più sacra, quella più interna, dove era custodita la statua della divinità.
ed è ancora in piedi questo tratto da 2300 anni. E se guardate, scoprite degli antichissimi graffiti. Sapete cos'è? È una nave da guerra romana del primo secolo d.C., l'epoca, se volete, di Nerone, di Pompei, eccetera. Ed è una quadrireme, era veramente una nave immensa, una sorta di portaerei dell'epoca. E guardate, si legge anche, si intravede una scritta che è proprio Navis Tetraeris Longa. Praticamente l'autore ha voluto specificare. Questa è forse una delle pochissime, se non l'unica, rappresentazione di questa nave da guerra. Ma non è la sola sorpresa, perché come vi ho detto, questo luogo vi consente di fare un viaggio nel tempo. Queste splendide colonne che vedete, che suddividono la chiesa in tre navate, sono state trovate, diciamo, da chi ha costruito questa chiesa, sono state asportate dalla città di Alba Fucens e sono ancora qui. E vi fa capire questa serie di colonne quanto fosse bella la città di Alba Fucens. E non solo. Quando è passata praticamente l'antichità, quando qui c'era un monastero di Benedettini, va bene, è stato realizzato questo ambone, cioè da quassù venivano lette le sacre scritture dai monaci. Ed è qualcosa di incredibile perché è stato realizzato in uno stile, lo stile cosmatesco. Vedete questo mosaico fatto di tarsie di marmo, sono dei pezzetti di marmo che a loro volta provenivano probabilmente da dei marmi romani che venivano riutilizzati. Vedete questo concetto di una meraviglia che ne genera un'altra. E qui si vede molto bene, questo è un disco di porfido rosso, chissà dove si trovava in epoca romana, nel Medioevo, nel 1200, ecco dove l'hanno messo. E anche questo stile risente delle influenze dell'Oriente, dell'impero bizantino. La gente si vestiva con queste decorazioni molto eleganti e raffinate. E non è la sola struttura in stile cosmatesco. Eccone un'altra. Questa è l'iconostasi, praticamente la barriera che separava le tre navate dall'area dove poi c'era l'altare. E anche qui si rimane affascinati dall'eleganza sia delle decorazioni che da queste colonne che sembrano avvolte da dei serpenti di marmo. Tutto questo ci racconta anche qualcos'altro, una sorta di tragedia, perché vedete, nel 1915 tutto questo è crollato a causa di un altro terremoto famoso, terribile, con tantissime vittime. Aveva più o meno avuto la stessa intensità di quello che aveva distrutto in epoca, diciamo, dopo l'impero romano, la città di Alba Fucens. Negli anni 50 pazientemente si è ricostruito questo ambiente, questa chiesa, e purtroppo c'è stata un'altra piccola tragedia. Le vedete queste quattro colonne tortili? Sono state rubate negli anni 90, pochi anni fa. Ma poi sono state ritrovate, recuperate dai carabinieri che si occupano della tutela del patrimonio culturale dal nucleo di Bari. E sono state posizionate qui poche ore fa. Quindi voi ed io siamo testimoni del ritorno dell'aspetto di questa chiesa, diciamo in epoca recente, come appariva in tutta la sua eleganza del 1200, nel 1300. Ed è davvero impressionante ritrovarsi di fronte a questo luogo che ci racconta qualcosa. Ci racconta un'epoca in cui l'Abruzzo era protagonista della storia europea, grazie appunto, lo sappiamo, a un papa, Celestino V, che era un monaco che era abituato a vivere nelle caverne, era un uomo ormai anziano, 85enne, e quando salì e diventò un papa, istituì un rito particolare, quello della perdonanza. Questa sua idea poi si è trasformata pochi anni dopo nei giubilei, che da lì in poi sono stati qualcosa di molto importante nella storia della religione cristiana. Ma è anche vero che Celestino V ad un certo punto ha rinunciato al pontificato e lo ha fatto all'improvviso dopo pochissimi mesi.
Io, Celestino, per bisogno di umiltà, di perfezionamento morale e per obbligo di coscienza. Come pure per indebolimento fisico, per difetto di dottrina e per la cattiveria del mondo. Al fine di recuperare la pace e le consolazioni del mio precedente modo di vivere, con tutto l'animo e liberamente mi dimetto dal pontificato. Ti ha informato la folla della mia decisione. Non è vero che la voce del popolo sia sempre la voce di Dio. Fu il popolo a chiedere la liberazione di Barabba e la crocifissione di Cristo. Il poco tempo che mi resta, figli miei, vorrei passarlo in pace, in qualche grotta della Maiella, lontano dalle rivalità, dagli intrighi, dalle cupidigie. La pace. Non desidero altro. Invece Celestino V non poté concludere come avrebbe voluto la sua vita tra le montagne dell'Abruzzo. Infatti venne tenuto prigioniero dal nuovo Papa, Bonifacio VIII, fino alla morte. Oggi la Chiesa lo considera un santo, San Pietro Celestino, e il suo corpo riposa nella sua basilica, quella di Collemaggio all'Aquila. E l'Abruzzo? Beh, l'Abruzzo, terra di paesaggi incontaminati, ha mantenuto tutto quel fascino della semplicità e della purezza che tanto erano piaciuti all'eremita diventato.